La frase di incipit del giorno per la puntata numero 20 di Internet è dedicata alla tristezza. Ovviamente ai più, magari quelli meno avvezzi alle cose del calcio, sembrerà un po' eccessivo, però bisogna dire che la domenica del calcio è stata abbastanza triste per i tifosi dell'Inter, non l'hanno vissuta bene, è normale che sia così, anzi mi permetterò ovviamente di parlare, di includermi, non l'abbiamo vissuta bene la tifosi questa domenica del calcio, è stata una partita amara, quella con il Novara, con un risultato amaro che sommato quello di un girone fa rende di fatto il Novara una squadra che ha preso 6 punti all'Inter. I temi dei blog quest'oggi sono ovviamente dedicati interamente alla partita e soprattutto sono temi dedicati a quelle che sono le analisi del giorno dopo per cercare di capire le ragioni di questi errori. C'è tanta critica e chiaramente ci sono anche un profilo quasi di contestazione. Noi lo capiamo e daremo voce anche e soprattutto a questo, visto che è il mainstream di fatto di quello che leggiamo su internet. Ci colleghiamo quest'oggi con Stefano Massaron, che abbiamo conosciuto una decina di puntate fa, che nella vita fa lo scrittore, che ha collaborato per tanto tempo con Fabbrica Inter, che è sicuramente uno dei blog più interessanti della blogosfera nerazzurra. Adesso scrive sul suo sito direttamente e che vediamo già inquadrato. Diamo il benvenuto. Ciao Stefano. Ragazzi. È una giornata particolare, ho trovato abbastanza interessante quello che scrivi tu quest'oggi, perché hai fatto questa sorta di pagelle che adesso di fatto posti ogni lunedì, trovando, non dico una chiave ironica, ironizzando e dando dei voti positivi alla squadra in una situazione in cui da altre parti, e poi lo vedremo nella nostra rassegna, i voti sono completamente negativi. Allora, prima di tutto è ovvio che le mie pagelle sono ironiche, io non possiedo la competenza necessaria per poter dare dei voti basati sulla tecnica, sulla tattica o eccetera, quello che vuoi. Dato speciale Lourdes, ci sono dei voli da Catania, chi interessasse, cioè con numero di telefono, insomma, per lo speciale Lourdes, vabbè. Vabbè, ieri non ne entrava uno, abbiamo tirato in porta 83 volte, a me sono... Non lo so, per me sono, a me sono altre le partite che danno fastidio. Mi ha dato molto più fastidio quella con la Roma, per esempio. Non che io sia felice, per carità. È un punto di vista, è assolutamente un punto di vista. Poi in realtà penso che la partita con Novara dia più fastidio per una grande fetta ai tifosi per la qualità del nostro avversario, che oggettivamente, al di là di essere stato ben messo in campo da Emiliano Mondonico, a cui va il nostro abbraccio, al di là di questo, insomma, è una squadra molto modesta. Gli ho dato 8 a Mondonico nelle mie pagelle. Finalmente uno che dice le cose come stanno. Ha detto praticamente abbiamo vinto per caso, è come se avessimo vinto il Festival di Sanremo. Ha detto abbiamo avuto culo, credo, che la frase fosse proprio quella. Insomma, si può dire, se l'ha detto lui lo dice. No, non si potrebbe dire, ma siccome oggi è una giornata un po' difficile, facciamo un po', diciamo, internet versione hardcore, lo diciamo. Quindi siamo stati fortunati con quel profilo anche un po' forte. Comunque i voti sono quasi tutti positivi, diciamo, positivi rispetto a quelli che leggiamo da altre parti. Hai voluto fare questo perché hai voluto, come dire, mettere l'accento su una situazione negativa facendo di fatto un'ironia. Sì, è ovvio che sono ironici i voti, no? Per carità. Mi ha dato anche però molto fastidio questa ferocia con cui anche gli stessi interisti si sono scagliati, no? Quindi nelle mie pagelle li prendo un po' in giro. Cioè il fatto che ieri Chivu sia stato subissato di fischi per un cross sbagliato, in realtà il replay mostrava benissimo che la palla gli è saltata via per una zolla. Allora io capisco, perché poi perdere con il Novara, con tutto il rispetto per il Novara, dà veramente fastidio. Però mi è sembrato veramente eccessiva questa cosa, quindi ho cercato di compensarla con le mie pagelle. Ripeto, poi io sono abbastanza incompetente, quindi leggete quello che c'è scritto, i voti prendeteli un po' così, col beneficio di inventario. Sì, e tra l'altro fai bene a dire questo. Io ti faccio una domanda provocatoria. L'Inter, vabbè, l'anno scorso ha vinto la Coppa Italia, ha vinto soprattutto il Mondiale per Club, che è un risultato importante, la Supercoppa Italiana. Quest'anno si sta profilando una stagione di quelle molto negative, no? Lo vediamo poi
per esempio Settore stravolga un po' la scaletta, alla fine conclude il suo pezzo, il pezzo si intitola Prima o poi doveva finire, ed è un pezzo anche molto bello, molto ispirato sulla, sul mondo Inter, detto, dice sì. Prima o poi doveva finire, gli ha ricordato una partita che in tanti hanno, a cui in tanti sono tornati con la memoria, Inter-Empoli del 18 gennaio 2004, finì 0-1, fu un gol di Rocchi, imbeccato a Tavano, un Inter in difficoltà quella, però lui dice quella era il culmine negativo di 15 anni di inutili disperate attese, mentre Inter-Novara il culmine negativo di un periodo breve senza patemi, che segue il quinquennio delle grandi abbuffate e forse la pancia piena è uno dei problemi. E lui conclude dicendo, è arrivato, è finita un'era, ne inizia un'altra, zero titoli, stavolta tocca a noi, chissà per quanto. Insomma, al di là di quello che poi può essere la visione negativa del futuro, dice, ma insomma, probabilmente ci toccheranno gli zero titoli. Da altre parti la provocazione è questa, io ricordo un Milan-Zurigo 0-1, ricordo le partite... Sono state fatte le contestazioni anche da altre parti, però oggettivamente, Stefano, oggettivamente era una situazione quasi più grave della nostra rispetto a quello che è accaduto adesso. E come? Certo. Perché insomma si arrivava da 3-4 anni dove veramente la controparte, l'Inter, stravinceva tutto e lì veramente non si riusciva a imbastire una squadra che potesse in qualche maniera togliersi le soddisfazioni con delle imbarcate abbastanza grosse. È difficile fare una un paragone, no? Però è vero che c'è una forma di somiglianza. Poi alla fine le cose sono mutate, per esempio il Milan l'anno scorso ha vinto il campionato, è tornato a quel livello, chissà se quest'anno tornerà agli zero titoli, come si diceva. Ma guarda, bisogna fare una distinzione, secondo me ben precisa, tra il fatto che giustamente si può essere delusi dalla stagione, io lo sono, penso che lo siamo un po' tutti, no? Invece bisogna però distinguere come questa cosa poi viene presentata, cioè i media, i giornali sportivi, cioè stanno parlando di questa cosa come se fosse una debacle assoluta e totale. Io direi che invece se fossimo stati, mi permetto di dire quello che penso, se fossimo stati in un altro paese, l'Inter dei primi 10 anni del 2000 sarebbe stata venerata come la squadra del secolo. Beh, questo sì, forse i primi 10 anni del 2000, diciamo dalla seconda parte dal 2005 certo. In poi, assolutamente sarebbe stata venerata. Beh, adesso magari qualcuno non la penserà come me, qualcuno si arrabbierà, però trovo che a 13 minuti alla fine con l'Inter in 11 contro 10 contro il Novara sia partita la contestazione, per quanto ci possa essere rabbia, disillusione, quant'altro, che forse qualcuno credeva nell'aria, io trovo che invece in quei 12 minuti ci fosse proprio il tempo per stare vicino alla squadra e provare a portare a casa un pareggio, almeno un pareggio, in una stagione, onestamente, che è una stagione molto difficile, è inutile negarselo. Ma sì, guarda, io sono d'accordo con quello che dici. Sinceramente poi l'hai visto, no? Poi nelle mie pagelle un po' me la prendo con questo atteggiamento. Certo che poi ti dispiace, poi il tifoso è molto umorale, io lo sono, lo sei, lo siamo tutti, no? Poi al momento ti saltano anche i nervi, no? Perché ti dispiace vedere una cosa del genere. D'altra parte, come fai? Cioè, io non... per esempio, scusa se torno sempre su Chivu, perché sembra un po' il bersaglione, no, degli ultimi tempi. Io mi ricordo di Chivu che gioca 4 mesi con la spalla slogata. Cioè, ragazzi, cioè, non riesco a non avere comunque dell'affetto per questi giocatori. Cioè, poi noi siamo tutta gente che ha tifato l'Inter quando i campionati non li si poteva vincere per altri motivi. Quando siamo andati a un passo dalla Serie B nel 1993, cioè ragazzi... Sì, erano anni completamente diversi. L'importante, secondo me, Stefano, sarebbe ricordarlo. Al di là di quello che è la disillusione, la rabbia, e anche le analisi che devono portare a un cambio, magari anche radicale, che possa esserci, sì. che ci possa Questo essere sì. un cambio
dal punto di vista tecnico, di giocatore, si possa pensare a un futuro differente. Questo, intanto continuiamo nella nostra rassegna stampa. Realtà e immaginazione ai confini della realtà. Si è arrabbiato moltissimo Old Man Maestro di Interclub di Roma, che settimana scorsa ci aveva, come dire, tirato sull'animo. Oggi invece ha ceduto anche lui su Inter Novara 0-1. Dicevo, però, al di là di quello, io una cosa che scrivevo ieri su Twitter, molti tifosi penso che l'hanno letto, hanno condiviso: bisognerebbe evitare un po' sto clima da forcaioli. Me la passi questa? Perché poi ho letto da alcune parti, e lo dico perché leggo i blog, il trovare un colpevole a tutti i costi di una stagione che probabilmente ha una situazione che è generata da mille differenti altre situazioni che hanno mille differenti colpevoli. Alla fine devi trovarne uno solo per poter raggrumare tutti, per poter prendere dentro tutti, e alla fine è un atteggiamento forse un po' sbagliato, anche perché dalla mattina alla sera no, basta. No, io sono d'accordo con te, mi sembra che poi è ovvio, il tifoso se la prende di qua, se la prende di là quando le cose non vanno bene, però ecco appunto la parola che hai usato, il clima da porcone, il clima da ghigliottina, mi sembra un po' eccessivo. Si sono sbagliate delle cose, questo mi sembra che sia sotto gli occhi di tutti, non è che siamo qui a dire che tutto va bene, perché abbiamo perso. Inter Channel ieri nel post partita mi diceva Edoardo Galdara, insomma, sono state prestazioni indegne, parole insomma di quest'area semantica, non è che stiamo parlando di non è che stiamo qua a raccontare no, all'Inter ci è piaciuta, è stato un caso, un errore, un fallo, c'erano due rigori grossi come una casa, nessuno è stato qua a fare no. Però posso raccontarti questa mia piccola esperienza personale. Ieri, per motivi indipendenti dalla mia volontà, non l'ho vista come faccio di solito col commento di Scarpini, ma l'ho vista con un commento del spagnolo. Spagnolo, sì. E i commentatori spagnoli, che sono gente seria, perché poi sono anche molto piacevoli da ascoltare, al fallo da rigore di Poli, quando hanno visto che l'arbitro quando hanno visto che l'arbitro non ha fischiato, ridevano, cioè questi ridevano. Perché quando è arrivato da dietro, come Chuck Norris, ha messo le gambe a forbice, l'ha preso, l'ha tirato giù in mezzo all'area. Se l'avesse fatto a centrocampo sarebbe stato un fallo da rosso diretto, e questo gli ha detto alzati. Alzati, anche con una certa rabbia gliel'ha detto, sì. Tipo alzati, sì. Su, come per dire, non ci provare, chiedemi sto rigore. Vabbè, i due ragazzi spagnoli ridevano come dei pazzi. Questo, cioè, unito a quello, unito a quello su Cambiasso, un minuto dopo, unito a tutta una serie di falli, tra cui quello su Stankovic, secondo me era qualcosina di più che arancione, quel giallo dato. Sì, quello del capitano. Sì, 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 sì. Direi che insomma una prestazione abbastanza bassa da parte del direttore di gara, però questo veramente non lo vorrei mettere da parte. L'Inter, io credo che Stefano, dimmi tu cosa ne pensi, contro Palermo, Lecce e Novara debba vincere e debba prendere quei punti che l'avrebbero proiettata virtualmente testa classifica, a prescindere al netto da tutto quello che viene analizzato nei blog come gli errori che possono esserci, tecnici, dei giocatori, della dirigenza, del mondo Inter, dei tifosi, di chiunque. Però sono quei punti lì li devi fare. Sono d'accordo, purtroppo sono d'accordo. Con Palermo, Lecce e Novara devi portare a casa il punteggio pieno. C'è poco da dire. Intanto io ho fatto vedere... Se hai delle ambizioni di un certo tipo, devi. Poi se questo non succede, allora è giusto farsi delle domande in modo sempre civile, farsi anche ironico, perché poi serve anche ridere, no? Dopo tutto il calcio è un divertimento. Però è giusto e legittimo anche farsi delle domande e cercare delle soluzioni. Insomma. Intanto io ho fatto vedere l'interista milanese Bauscia, pezzo di... ha una fonte, fece Inter News da una parte, però ci sono diverse firme, si firma Gonz, postato da Gonz, vabbè, insomma, comunque è un altro blog che approfondiamo nella nostra rassegna, e Bauscia Caffè, che invece ne fa un fatto tattico, legge delle colpe di Ranieri, gli esterni, dice Sgrigna, una gestione sbagliata dei cambi. Ma senti, a me l'Inter del primo tempo ieri è piaciuta, vedo che a molti altri no, sai, queste sono cose molto soggettive. A me, per esempio, non mi erano piaciuti i cambi contro la Roma, questo lo ammetto tranquillamente.
E quelli di ieri, ci ha provato, ha messo gli attaccanti, ha provato, perché era assurdo perdere la partita ieri, abbiamo tirato in porta 83 volte. Cioè. Stefano, prima di lasciarti, io ti volevo far dare sinteticamente, che siamo in chiusura, una mail, ci è arrivata una mail in redazione di Umile Paone, che ci scrive: vorrebbe aprire un fan site dell'Inter. Due consigli di 20 secondi per lui, perché siamo in chiusura. Allora, il primo consiglio, vabbè, di farlo, perché è comunque una cosa simpatica. Il secondo consiglio è di, specialmente in periodi come questo, di tenere un bell'occhio, una bella moderazione sui commenti, perché sennò si rischia di fare un sito dove si litiga e basta. una bella idea questa. Va bene, ti ringrazio Stefano. Ciao ragazzi, grazie a voi. Un grande abbraccio, forza Inter. A Stefano Massaron, vi chiudiamo anzi con la pagina di Facebook di Internet, siamo in chiusurissima. Un saluto a Loris Parete e poi a Cristian Di Sabatino e ancora ce ne sono Ilio Musi, tanti altri che ci scrivono sempre, insomma è un piacere ospitarli sulla nostra pagina. Poco altro da aggiungere se non forza Inter, stringiamoci a corte, si dice in queste occasioni, perché è veramente il momento di farlo. A più tardi.